sembra che più che mai oggi c'è bisogno di portare la bellezza, no? È che la bellezza della danza non è una bellezza gratuita, è una bellezza faticosa, difficile, no? È per quello che io credo ha così incisività nel pubblico che la vede. Magari non sempre il teatro è pienissimo, no? Però io vedo che le persone riescono a gustare, a recepire il messaggio del corpo, no? Attraverso la danza, perché il corpo non è solo un corpo, è un corpo completo di tutta la persona, è l'anima, l'interiorità, la psiche, l'intelligenza che fa muovere il corpo. E allora il pubblico, ecco, non vede una manichea, un esteta, ma vede una persona che soffre, che vive, che sorride, che spera, e allora lo senti vicino a sé. Così anche le parole di Gandhi, che dicono: di una rosa non si deve dire che è bella, bisogna mostrarla, no? Allora la danza, ecco, bisognerebbe che si mostrasse un po' di più.